mattina presento una nuova linea di dolci che è disponibile sugli scaffali della grande distribuzione. Qual è la novità? La novità è che abbiamo ampliato la gamma, abbiamo inserito nuovi prodotti e abbiamo cambiato completamente l'immagine e il colore. È tutto arancio ora. Tutto arancio, tutte le confezioni? Tutte le confezioni sono di un arancio molto forte, si distinguono sullo scaffale. Ma il contenuto invece? Il contenuto si è ampliato, abbiamo un lievito molto particolare che lo produciamo da diversi anni col cremore tartaro e siamo gli unici in Italia a farlo, e poi abbiamo aggiunto tutti quei prodotti che sono dati anche per le persone che hanno problemi con la celiachia. Ecco, possiamo parlare di qualche referenza? Sì, abbiamo appunto il lievito antica ricetta, l'amido di riso, la farina di riso, la crema inglese, che siamo gli unici in Italia a farlo, un preparato per, e poi anche l'amido di mais, il lievito di birra, tante altre. Ecco, per quanto riguarda invece i dolci già confezionati, cosa si può trovare? Abbiamo tante linee di preparati per dessert e per torte, abbiamo una linea oro che è un'alta gamma a base di cioccolato fondente o di prodotti altamente specialistici e curati nelle materie prime di alta qualità, e poi abbiamo una linea che è Gustati la vita, che si suddivide in Gustati la vita con cereali e fibre a base di farina integrale, fibra d'avena e zucchero di canna, e una linea salutistica senza zucchero a base di prodotti senza zucchero, e sono sia preparati per torte che preparati per dessert. E stiamo parlando comunque di prodotti, sia le basi che i dolci già pronti, che si posizionano nella fascia alta del mercato. Sì, sì, si posizionano in una fascia medio-alta. Abbiamo anche una linea più basica dove ci sono solo i preparati per budini e le torte basiche, preparati per torte basiche. Ecco, questi prodotti, se si può usare una divisione in termini percentuali tra consumer e oreca, come possiamo immaginare? Diciamo un 85% consumer e il resto in oreca.